Da qualche giorno i boschi della Sila sono presidiati anche da un contingente di carabinieri a cavallo, composto da 7 unità alloggiate in località Cupone di Camigliatello. Si tratta di militari del 4° reggimento giunti sull'altopiano su richiesta del comando provinciale di Cosenza. L'idea è quella di rafforzare il sistema di sicurezza in ambito provinciale, avvalendosi della componente specialistica del reggimento, che è in grado chiaramente di garantire servizi di perlustrazione in aree impervie, aree rurali che non sarebbero in altro modo raggiungibili a piedi o con i mezzi in dotazione all'arma territoriale. I servizi perlustrativi stanno interessando in modo specifico il territorio dei comuni di Spezzano della Sila, Casale del Manco, Longobucco, Montaltuffugo, Acri, Bisignano e poi Rossano per la parte costiera ionica e Cetraro per quella tirrenica. L'obiettivo è di incrementare i servizi a prevenzione per esempio del fenomeno degli incendi che tanto ha interessato la provincia nell'anno appena trascorso, o ancora valutare eventuali piantagioni illegali che in questo periodo possono essere chiaramente rinvenute in zone impervie e chiaramente fare un lavoro anche di squadra per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali. Da Cosenza per la CNews 24.